Tutto esaurito alla Fortezza Santa Barbara per il premio Renato Sellani, che chiude la manifestazione Serravalle Jazz. Assente il maestro Enrico Rava per problemi personali, a cui è stato comunque conferito il premio, ospite della serata il trombettista torinese Flavio Boltro, già ospite in passato della manifestazione. Ad accompagnarlo i musicisti, giudici del riconoscimento, con il clarinettista Nico Gori, che ha istituito il premio al maestro Sellani, Ella De Bandini alla batteria, Massimo Moriconi al basso, Piero Frassi al piano e Stefania Scarinzi alla voce. A causa della pandemia siamo qui alla Fortezza a Pistoia, non siamo a Serravalle Jazz, dove sei già stato? Sì, tra l'altro un bellissimo ricordo, e tra l'altro l'ultima volta ho suonato con Nico Gori in quintetto, e festival bellissimo, e quindi sono molto molto contento di essere qui stasera con un'equipe fantastica. Lo scorso anno questo premio è stato dato a Fabrizio Bosso, che se non sbaglio ha tenuto un po' a battesimo, insegnavi a suo padre la tromba. Sì, sì, io insegnavo a Torino tantissimi anni fa, all'Arci Jazz, ai corsi di jazz, e suo papà suonava la tromba perché suona anche in un'orchestra, e quindi veniva a lezione in questa scuola e si portava sempre Fabrizio, che ai tempi era piccolissimo e non aveva ancora iniziato a suonare. Poi dopo un po' iniziò a suonare piano piano. E io a Torino, quando facevo già i primi concerti nei club, me lo portavo spesso con me a fare le jam e stavamo insieme, e quindi è cresciuto proprio con me insieme nei primi anni della sua carriera. Si ricalca la formazione dello scorso anno, cambia appunto solamente la tromba. L'anno scorso Fabrizio Bosso, quest'anno Flavio Boltro. Sì, perché il gruppo, diciamo, che solitamente accompagna il vincitore è né più né meno una parte della giuria che si riunisce e che assegna tutti gli anni il premio. Ecco perché i musicisti sono gli stessi, cambia la musica e cambiano gli ospiti.